Sono circa 3 mesi che sto organizzando questa sorpresa a Ross. Visto che il 3 ottobre è stato il nostro 3° anniversario e il 15 ottobre il suo compleanno, ho deciso di farle un mega regalo. Sì, tanto voi avrete già visto il titolo, letto la miniatura, ma è da 3 mesi che sto cercando di prenderle uno Sphinx. E questo sarà il mio regalo a Ross per il nostro anniversario e compleanno. Questo invece è il regalo che Ross ha fatto a me. Niente. Perché lei nell'ultimo periodo mi ha detto: cosa vuoi come regalo di anniversario o come regalo di compleanno, visto che il mio compleanno è il 21 ottobre. E io rispondevo sempre: no, tranquilla, non voglio niente. E quindi quest'anno mi ha regalato niente. Visto che non vuoi niente, questo è il tuo regalo di anniversario: un libro con 104 pagine vuote. E niente, è questo. E quando l'ho preso ho sfogliato le pagine e c'erano veramente 104 pagine vuote. Però in una pagina a caso all'interno c'era un codice di un biglietto e un biglietto aereo. Scrivendo questo codice e vedendo il biglietto ho scoperto che sì, mi ha regalato 2 settimane a Los Angeles. Quindi io le ho regalato un gattino, uno Sphinx, mentre lei mi ha regalato un bellissimo viaggio a Los Angeles per 2 settimane a dicembre. Non vedo l'ora di tornare lì dopo quasi 2 anni e di portarvi tantissimi video dall'America. Adesso vi racconterò questa storiella al volo. Lei voleva prendere uno Sphinx ancora prima che noi ci mettessimo insieme. Infatti ci ha provato 2 volte. Una volta ancora non eravamo fidanzati, un'altra volta invece eravamo fidanzati da poco e non c'era ancora King. E ogni volta lei ha ricevuto delle truffe, cioè ha contattato delle persone, ha pagato una parte in anticipo e niente, non è mai riuscita a prendere questo Sphinx. E quindi adesso ci penserò io a fare questa bellissima sorpresa. Comunque ragazzuoli, la parte del viaggio è sempre la più noiosa, perché c'è Ross che dopo 2 secondi si addormenta subito. E quindi sì, stiamo sul treno Milano-Roma per far questa sorpresa a Ross, ma lei ormai si sveglierà direttamente quando saremo già arrivati. Intanto che Ross dorme, voi provate a indovinare cosa sto guardando. Se lo sapete commentate col titolo, se invece non lo sapete commentate con hashtag non lo so. Vediamo in quanti di voi sanno cosa sto guardando. Sono arrivato da Milano, qui alla stazione di Roma Tiburtina. E la cosa bella è che il gatto non si trova a Roma ma in Abruzzo. Infatti io adesso dovrò arrivare fin lì e fare questa bellissima sorpresa a Ross. Speriamo che le piaccia. Dove stai andando? Non lo so, secondo me... o al Rainbow? Non lo so. Andando. Guardate quanto sta in hype Ross, guardatela come sempre. Ok ragazzuoli, sono arrivato al posto dove prenderò il gattino. Ross mi sta aspettando, adesso devo capire precisamente dove. E non vedo l'ora di prenderlo e vedere la sua reazione. E poi anche vedere la reazione dei cani. Dove ti ho portato? Ti piace questo Rainbow Magic Land? Non so dove siamo, mezzo. Cosa ti aspetti? Non lo so. A few moments later. Fantasma, troppo bello nero. Ho con paura, gli penso. Cioè, mi conosci tra 2 minuti gli passa. Amore. Amore mio. È bellissimo. Oh, sì. Che testa piccolina. Fatato, che dolce. Io sono la tua mammina, ciao. Io non ho mai visto un gatto così bello. Ti è piaciuta questa sorpresina? No, tu sei pazzo. E dov'è il bimbo? Guarda. Adesso penso che dobbiamo comprare tutto. Perché sì, non penso si possa mangiare le crocchette del cane. Guarda come vuole scappare. Non me l'aspettavo. Io lo volevo da tantissimo. Pensa adesso quando incontrerà Angel, King, Guccino. Sì. E il nome sarà Beerus. No. Come il dio della distruzione di Dragon Ball, no? No, no? Voi non capite. No? No. E come sarà il nome? Non lo faccio pensare. Oh, ok, ma un'idea. Il nome sarà Montesi, ti piace? No. Dai, proprio una faccia da Montesi. No. Eccolo qui il bimbo, eh? Mamma mia, quanto è bello, bello, amore! Sei soddisfatta? Tantissimo. Allora, voglio fare una cosa però. Voglio chiamare Monte. Vabbè, Monte non mi risponde. Peggio per lui. Niente, prima o poi Monte lo chiamerò e voglio vedere la sua reazione. Guarda che musetto bello. Oh, oh, bacino! No, sta a vedere il bacino. Bacino. Mua. Mua. Sei bollente, sei caldissimo. Mi riscalderei per tutto questo inverno a Milano. Sei hot. Sei veramente hot. Mi incontro con altri gattini. Niente, niente. Scappato. Ma perché viene la telecamera? No. Oh, vedi, si è data. È oh, l'ha seguito. Conosci gli amichetti prima di tornare a casa, eh? A conoscere i fratellini. Ah, siamo arrivati in stazione perché adesso torneremo a casa a Milano. Ma quanto sei bello te, quanto sei piccolo, eh? Dobbiamo decidere bene ancora il nome. Ed è bellissimo, sei felice? Io volevo lo Sphinx da tipo 3 anni. Già l'ho raccontata la storiella. Sì, già l'ho raccontata. Per me tipo sono troppo felice. Io non ho mai anche avuto un gatto, sono troppo felice. Bello? È bellissimo. Degli occhi.
Cioè, guardate come si diverte Ross in treno. Comunque è veramente buono. A parte che ha dormito per tutto il tempo. Al massimo fa così. Sì, si stira anche al massimo. A causa di un guasto temporaneo agli impianti di telecomunicazioni tra le stazioni di Bologna e Firenze, ci comunicano che la circolazione è in progressiva ripresa dopo la risoluzione del guasto. Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato aprire le porte di salita e discesa del treno. Raga, è una quarantina minuti e stiamo così, non ce la faccio più. Anche perché dovevo prendere i cani dalla dog sitter alle 7 e sono le 7:20. Gentili viaggiatori, ripeto, vi informo che al momento siamo ancora fermi nella stazione di Firenze Campo di Marte. Ci comunicano dalla sala operativa che la circolazione è progressiva ripresa. Voglio, non posso dirlo perché sennò mi bloccano il video. Io voglio piangere. Piangere, piangere, la cosa era piangere. Tanto tranquilli, raga, non ho pagato 350 euro per fare un'ora di ritardo. Attualmente siamo ancora fermi nella stazione di Firenze Campo di Marte a causa di un secondo guasto nella Firenze di nella stazione di Firenze Castello. Il nostro ritardo, il ritardo del nostro treno andrà ad aumentare. L'arrivo dei tecnici è previsto per le ore 19. Tocchiamo le 2 ore di ritardo, tocchiamo. Intanto noi stiamo qui a soffrire per il ritardo. Il bimbo sta dormendo. Guardalo. Che gli frega? Ti svegli? Ti svegli? Non si sveglia. E niente ragazzuoli, vi aggiorno. Ormai non è più il video su questo bellissimo micetto che ancora dobbiamo scegliere il nome, ma è sul troppo ritardo. Ci hanno fatto scendere dal treno perché stiamo già a quasi 2 ore di ritardo e sono appena arrivati i soccorsi. Stanno iniziando a capire dove sta il problema, dove devono fare la manutenzione, e quindi hanno detto: avete ancora un'oretta buona ad aspettare, se volete potete scendere. E poverino, abbiamo appena preso e già gli stiamo facendo fare un viaggio assurdo. Però dai, diciamo che è stato molto buono e ha dormito tutto il tempo. Mi dispiace che dovevamo stare a casa già da una ventina di minuti almeno, però siamo ancora bloccati a Firenze. Sì, non ce la fai più? Intanto stiamo giocando col bimbo, guarda. Stiamo giocando e si è svegliato, bello vispo adesso, guardalo. Guarda che bello. Ma finalmente siamo partiti, siamo stati qui fuori una mezz'oretta. 120 minuti di ritardo a causa di due guasti alla linea ferroviaria. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo 129 minuti di ritardo siamo arrivati a Milano. Io adesso sto andando a prendere i cani dalla dog sitter. Eccoli qui, i miei bimbi presi, e tra poco incontreranno il gatto. Sono felicissimi di avermi visto, dai. Eccoli qui i bimbi che stanno rientrando a casa. Dov'è Guccino? Ah, eccolo qui dietro, il più piccolino. E adesso vedrete il gatto per la prima volta. Mi raccomando, raga, comportatevi bene, eh. Mi raccomando pure te, eh. Come hai accettato bene Angel e Guccino, accetta anche lui. Speriamo bene, raga. Kimi da yo, kimi nan da yo, oshiete.